Hai voglia di parlare con Marcello? No, se no ci vuol dire di venire qui con la sua tizia. Siamo all'Auslago d'Ort, poco prendiamo il battellino che porta all'isola di San Giulio. Tutto? L'isola del silenzio, vi dà il benvenuto. Basilica San Giulio, secolo XI e XII. Conosci i monumenti storici ed artistici di questo territorio, utilizza il QR code oppure scarica l'app Orta in tasca. Facciamo tutti e due. Sono anche dipinti però, eh? Non la faccia. Poi c'è un'altra, però già mi dico più. Almeno l'ho visto l'ingresso. Se arrivi a essere ciò che sei, tutto. Ascolta l'acqua, i venti e i tuoi passi. Se arrivi a essere ciò che sei, sei tutto. Cosa significa? Boh. Dopo vediamo però, il Ripico San Demetrio. Dove è scritto? Davanti alla casa. Comunità di San Giulio. È bello che si vede. Certo, comprendi. Bello che si vede qualcosa di non scontato, no? Se no, no. Il silenzio accogli tutto. Il silenzio accoglie l'amore. Silenzio e la pace dell'io. Quasi quasi uno. Quasi quasi uno accetta di aver speso quello che ha speso per il posteggio, vero o no? O no? Eh? Quasi quasi uno accetta di aver speso quello che ha speso per il posteggio. Silenzio e musica e armonia, ricordes, parla no. Metti sull'altro, vabbè. Tranquillo. Buono. Dai, smettila. Mi ridurre per indulgenza. Mi
che abbiamo già fatto il giro dell'isola. Abbiamo un percorso, guarda, che abbiamo fatto. Porta chiavi, grazie caro. Purulino stampato. Ah, purulino stampato, Maro. Guarda che porcottino. Dico, almeno cosa chiudono è domenica, che al momento ci sono i turisti, non lo so. Oh, boh, scelta anche quella. La casa mia è sempre aperta solo agli amici e agli ospiti, è l'idea anche quella. Dispiace. No. Abbiamo tutto però, eh. Dov'è l'altro percorso? Punto. Chiedere al conducente lì, sa, quelli che sono i due sentieri. Sa dov'è? No, perché lui fa solo il draghetto. No, il discorso è in questi termini, che solo quel percorso all'esterno lì, perché quello che tu hai visto, che pensavi fosse un cimitero, invece è il segno della chiesa, capito? Convinto, non so. Evidentemente no. Noi siamo qui fino a quando? Che ore sono? Sono le Osterbenedettino Mater Ecclesiae. Ci sono ben 70 suore, secondo il conducente del battellino. Andiamo a vedere se ci sono effettivamente 70 suore. Poi abbiamo visto la nostra isola di San Giulio, hai detto? San Giulio? San Giulio. È servizio pubblico questo, dall'esterno che non sull'isola stessa, vero o no? Si apprezza più l'esterno che non... È il negro poveraccio che dipinge la ringhiera. Ti piace? Ma sei un po' felice? La scelta è buona, eh? Vedi che una volta seguire ciò che ti indico io e le volte imbrocchi.
devo venire al posteggio io e mezzo per ammortizzare i soldi che abbiamo speso. Comunque abbiamo detto 2 euro l'ora e poi però costa 10 euro la tua giornata. Capito? Come è bello, però così un colpo d'occhio, no? Quindi conti ne basta la pena, dai. Qui c'è la foto del... No, non lo so, ma c'è la foto della... Andiamo un po', dopo vediamo un po' di là dell'isola. Si ferma di là, si ferma di qua, continua sempre, sta seduta. Guarda quanti ce n'è qui. No, me li ha fatti, è andato qui. Ragazzi, è un albergo un tempo glorioso. Scusa, meno questa qui si può. Se vuoi poi questo per 50. Cosa che pensi di? Un po' di cartine sul giro perché. Come dice la seguità di essere assunto nel cibo che sembra se si aggiunge che si mettono la Crespi, si arroca questo giornale, si seduta. E fermati, qui è da vedere. Guarda che bella vista, innanzi. Ti piace? Bravo. Andiamo? Ti piace? Sorridi, un bel sorriso normale, morbido. Ma che chiesetta là in alto, ce la fai? No, è troppo. Quale? Ah sì. Guarda, ti piace anche, ci vediamo io e te? Troppo.
Il soffitto è andato male, si vedono le indicazioni d'acqua, sono ancora. No, se fai puoi farti anche un segno della croce. E l'ho già fatto prima di là. E perché non puoi rifare? Ah, anche di qua. Allo sbarito, va. Dove ti dovete in prefest? Com'è? Guarda che papiri, tutti i papiri, guarda che grave. Quindi San Giulio mi sembra che sia più bella, più godibile l'esterno che non girarci intorno. È bello anche un po' interno, ma tanti appartamenti in affitto. Tu se arrivi che il, come si chiama, le piante rampicanti uccidono uccidono le piante principali sempre e comunque, sempre assorbono tutta la linfa. San Giulio, non è il Sasso, c'è un trampolino del Sasso evidentemente. Tanto giù fino a Gozzano, San Maurizio do Paglio, non è il Sasso, capito? O Grassona. Però vedi che se invece noi andassimo qui a Gravellona prendiamo magari cosa, sì. Ma quello offrirei io, gente che voga. E abbiamo un'amica, tra poco siamo arrivati. Sono cacchi lì?
C'era più una gara, eh? Proprio una competizione. Prendere cura dello spiaggio. E siamo arrivati alla meta facendo la via panoramica. Riprendiamo la nostra macchina. Il parcheggio che costa 2 euro l'ora e poi tutta la giornata 10 euro, che mi pare una cifra piuttosto esosa. Alberi qua. Sì. Pescatori, luce della mare deve essere. Evidenti. Giriamo intorno, eh. Vabbè, come vuoi. No, qui puoi venire, non è pericoloso. Va bella fare una foto, guarda. Del Monte San Carlo, siamo intorno a 2:30, tutto chiuso. San Carlo,
salite. Vedo il 1498, il tesoro di 35 metri. Saluto il governo Borromeo, Ricchiesi di Milano, Ricchiesimo Sicuro, scusa di Giovanni Battista Crespo, del Cerrano, fu inaugurato nel 1998. Mentre chiama Pellegrini, in mente, Ricchiesi di Milano, nata da Verona. Victor, Rocca Park.